perché diciamo siamo in tempi perfetti, grazie a tutti e a tutte, anche ai tecnici che si stanno prodigando per fare in modo che tutto sia come lei avrebbe voluto. Ci sono una serie di dediche che seguono e sono molte, alcune sono anche arrivate più tardi, quindi non sono state iscritte su questo programma, ma non molte. Ce le siamo un po' divise noi dell'organizzazione insieme a Marina e le leggeremo cercando solo di alternare un pochino le voci. Poi ci saranno anche delle voci che non hanno solamente scritto questi pensieri, ma che le leggeranno a loro firma. Penso che forse finiremo un pochino in anticipo, quindi abbiamo più tempo per prendere un caffè, mangiare una piccola cosa, ma l'importante è che poi alle 2 saremo qua di nuovo, perché sarà un pomeriggio ugualmente molto intenso. Annalisa Piccirillo, che è arrivata da scuola e che è stata, mi dispiace dirlo ora che lei non c'è, ma è stata fondamentale per questo programma, veramente sono molto contenta che è stata mia amica e allieva, ormai è lei che insegna a me un sacco di cose tecnologiche, ha fatto questo magnifico PowerPoint che voi vedrete mentre noi ci alterneremo con le voci. Grazie. Omi Baba viene letto da Marta. Lydia, Our Lady of the Waters. The last time I spoke to Lydia on FaceTime, she was frail and a little out of focus. It could have been the camera or a weak internet connection, but I felt that she appeared at once enduring and timeless, as if beckoning to the past and the future. Ian lovingly held up the iPhone to bring us face to face, at which point Lydia possessed the passing moment. Darling, I can't speak now. I have to finish a paper. Lydia wrote much in her life. She was an inspiration and a pioneer. Her principles were never shrouded in pragmatic excuses or logistics. She had a remarkable clarity of person and purpose. And this will be remembered for as long as the archives of scholarship and the agitations of public discourse don't lose their historic memory, as happens so often these days when history lasts as long as yesterday's blog. But my love for Lydia had another source, another cause. It rose from her unbounded ability to make you feel loved and heard. I felt the embrace of her voice on the phone line across continents after the lapse of years, and it never failed to make me feel that she was sitting beside me, casting a spell with her beautiful eyes and her beautiful mind, and a voice lilted with love. I was fortunate to have this enchantment over decades, and I was unfortunate that for most of the time we lived at a distance from each other. Lydia will not fall into the stream of memory. She will rise from the waters on which her ashes were scattered, wave after wave, rising to the light and falling into the depths, always moving, like Ian in Mobility, his cell phone signature, towards us and away from us. And in that space in between, one tide and another, dawn and dusk, Lydia will return to us, and we will learn to listen out for her silent call. Remembering wonderful times together in Naples and Santa Cruz, from Jimmy Clifford and Judith Azen. Both the body and writing are off center. They do not know confines. They come and go and come again. They are one and the other, and many others. Lydia Gurti, Female Stories, Female Bodies. Quoted by Lydia, Helen Zixou, she belongs to the race of waves. She has never held still. Explosion, diffusion, effervescence, abundance. She takes pleasure in being boundless. Mm-hmm.
outside self, outside self. Paul Carter, University of Melbourne. Dear Ian, my thoughts are with you. When I came to visit you, I was conscious of stepping out not only into a beautiful living space, but into a beautiful relationship. You moved about each other like dancers or musicians in a duet, communicating by the subtlest signs. I wish I was closer to translate the friendship I feel for you into any kind of accompaniment or action. Just this week, I was rereading Lydia's essay in Cultural Memory, particularly valuing her description of an ethical aesthetics, one you theorize and practice, but which is rare institutionally. Certainly, this is also a time to celebrate a life lived to the full that has irradiated, informed, and enriched many lives. Warmly and respectfully, Paul. Chris Connery, University of California, Santa Cruz. Lydia taught my son Sandy how to read. He had long been comfortable around words, but one day she sat him on her lap with a book and asked him to read it. He started haltingly. She encouraged or made suggestions when necessary, and within an hour or so, he was reading. I envied him his first reading experience with Lydia, because in a deeper way, Lydia taught many of us how to read, how to be attentive to other voices, to the subdominant tones, to the emergent. Her teaching never took admonitory tones. It was teaching from a space of love and wonder, an embodiment of what a certain kind of openness to the world could bring. When my university department instituted a required course in theory and interpretation, I was the first to teach it, and my first syllabus was formed in conversations with Lydia. I wanted a text in the Marxist and cultural studies tradition, but particularly texts that would be world-opening and transformative, models for reading and interpreting, and for the cultivation of that capacity to pass on to others that openness to the world. Of course, I turned to Lydia, who had long embodied that. It was the best course I ever taught. These relays of awakening and opening will go on and on through the reading and seeing and listening practices of those we teach and care about, and in those who follow them. In that way, the propulsive vitality that was Lydia lives on long into the future. I still wish that she were with us, that in addition to the legacy of a reading, teaching, and caring that will course through time to come, we could have her in our presence, in our company. For it was, after all, the bodily presence of that vitality that mattered so much and for which we mourn. I wish I could be with you all in the flesh, and in that way, closer to Lydia. Ray Chow, Duke University. As I think of Lydia, I can see her charming face with her sparkle eye in her eyes, hear the melodious voice and infectious laughter, and feel the warmth of her political passion. Above all, I am moved by her indomitable human spirit, which I know will continue to inspire all of us. Although we did not see one another too often over the years, the lovely times my husband, Austin Meredith, and I spent with Lydia and Ian in California, Naples, Providence, and Durham will remain an indelible part in our memories, something we will always cherish. Whenever we read about Vesuvio, we will remember the view of it from their beautiful house. Lydia will live forever in our hearts. We love from both of us to Ian and all dear friends on Lydia's birthday. From Judith Heron,
As I think of Lydia, I can see her charm, sorry. Lydia and I became friends in October 1966, when she arrived to take up the lowly position of colloquial assistant in the Department of Italian at the University of Birmingham. We were only there together for a short time, but she gave me a lasting admiration for Italian culture. Through her, I deepened my awareness of Italian politics, history, literature, and cuisine. The films of Michelangelo Antonioni became a new passion and remain favorites to this day. To my great regret, I was never able to take up her invitation to visit her city as my work took me to Germany, Turkey, and Greece. But I followed her news through Stuart and Catherine Hall, and then Paul and Ron, and I was so glad to be able to send Lydia a copy of my study of Ravenna before she died. We met by chance. On my first day in the arts building, my uncle, Humphrey Whitfield, introduced me to this new member of staff, Lydia. As I knew no one else, I asked if she needed a sandwich for lunch, and thus our friendship began. I was immediately impressed by her grasp of Marxist theory and Gramsci's letters from prison. She had little interest in teaching students to speak Italian, but took the role because it provided her with an opportunity to participate in the Center for Contemporary Cultural Studies directed by Stuart Hall. She introduced me to the work of the center, and through her, I got to know Stuart and Kath, whose flat on the Bristol Road witnessed a series of discussions and never-to-be-forgotten parties. I recall meeting Raphael Samuel for the first time over the washing up in their kitchen. Gradually, I discovered that Lydia's time at Birmingham was also motivated by a desire to escape the rather restrictive and conflicted atmosphere of her university job in Naples. She needed a change and found particular intellectual satisfaction in Stuart's approach to cultural studies. She brought a developed commitment to Marxist analysis of the contemporary situation, which enlivened Birmingham's somewhat Anglo-Saxon limitations. Although it wasn't a long period, we saw a lot of each other. She came to visit me in my mother's welcoming home in Oxford, and it is a small, but for me, very large sign of her vitality and spirit that she helped me see what it means to be a radical and a principled scholar and teacher. Catherine McKittrick. I'm really honored to be among those who knew Lydia, if only for a brief time. I mentioned to Ron that she had me laughing so hard and deep. It is memorable because this depth of laughter is rare at one of the Holberg dinners. I cherish that feeling. Mary Scott, University of San Francisco. I went back to listen to the recordings of Lydia's talks that are available on YouTube, just to listen to her voice and remember her presence and try to give a full accounting of her effect on my life. Lydia and Ian were my gateway to Birmingham cultural studies. Through them, I got to know many of the others whose work has been inspired by Stuart and Catherine Hall. And I began to see the work of all those individuals, not just as a row of books on a shelf, but as a living collective effort. Knowing Lydia enlarged and recentered my understanding of the Mediterranean, Italy, and Europe, and Africa, colonialism and post-colonialism, the history of migration, and the migratory history of the novel. Through Lydia's work, I became aware of modern Italian writers whose work I otherwise might never have known. Before I knew her, my nascent sense of the workings of empire had been centered around the British and French and American imperial projects, South Africa, China, Vietnam, the Philippines. Through her work, I began to extend my understanding to include Libya, Somalia, and Ethiopia. Having experienced the ascendancy of Trump, I think back more than ever to my conversations with Lydia during the reign of Berlusconi about the legacy of Italian fascism. Most of all, I remember Lydia's practical feminism, her energy, optimism, and warmth, her intellectual commitment to the present moment, her attunement to complexity. I remember her loving care of Ian,
her students and her friends. At the same time as she showed us that reading, writing, and thinking are the fundamentally necessary routines of daily life, she taught us how to cook spaghetti with zucchini and reminded us to put plenty of salt in the pasta water. Mary Scott. Mario. Carmen. Oh, Monica, Mario. Scusa. C'è un microfono lì. Buongiorno a tutti, il mio nome è Monica Carmen, sono architetto e insieme a Mario Festa, architetto anche lui, abbiamo intrapreso uno dei viaggi più importanti della nostra esistenza e che continua ancora adesso. Lo abbiamo intrapreso insieme a Lydia Curti e a Ian Chambers. E devo dire che siamo molto onorati e siamo anche un po' emozionati di essere qui e quindi salutiamo tutti, salutiamo gli ospiti, salutiamo Ian e salutiamo Lydia, perché Lydia è con noi e la stiamo sentendo tutti in questo momento. E il nostro incontro con, volevo accennare brevemente perché è un fatto molto importante, il nostro incontro con Lydia e con Ian è partito da un libro che ha appunto letto Mario, era un libro di Ian Chambers su, come si chiama, prego, paesaggi migratori, scusatemi l'emozione, riesco a paesaggi migratori. E attraverso questo libro abbiamo contattato Ian e Lydia e abbiamo intrapreso questa avventura, che è un'avventura di rigenerazione di un luogo, di rigenerazione delle memorie, di rigenerazione personale nostra e anche appunto un racconto di intrecci e di memorie. Il luogo è il Matese e qui volevo leggere un incipit al libro che si chiama appunto Il villaggio dell'arte, ne abbiamo scritti due insieme appunto anche a Ian Chambers e Lydia Curti, uno è Il villaggio dell'arte e l'incipit dice: un giorno d'autunno dei viaggiatori giunsero alle pendici del Matese, un luogo lontano quando si arriva ma vicino a tutto quando si riparte. Questo vicino a tutto è il risultato appunto dell'esserci e del costruire intrecci, storie e luoghi, con luoghi assolutamente inaspettati. E il nostro lavoro nel Matese ha... si è snodato su due filoni estremamente importanti. Uno era il paesaggio come risorsa preziosa e l'altro era comunicare la migrazione. E, paesaggio come risorsa preziosa, quindi come luogo, come territorio, e comunicare la migrazione da e per paesi che hanno subito per moltissimi anni questo fenomeno dello spopolamento e per poi riscoprire che sono luoghi che da marginali possono essere ricondotti al centro del mondo. Da Lydia abbiamo imparato alcune cose importanti e qui vorrei dire quello che per noi è stato più importante. Molto spesso sentiamo dire che è importante ascoltare gli altri per sapere, per capire.
e che attraverso l'ascolto noi possiamo in qualche modo entrare in comunicazione con gli altri. Ecco, io da Lidia ho imparato soprattutto una cosa, che in realtà l'ascolto non è ascolto, ma nel rapporto con gli altri io mi sto producendo. Io mi produco attraverso le mie sensazioni e i miei pensieri, momento per momento, e nel trasporre ciò che sento e ciò che provo e ciò che penso in questo movimento che va verso l'esterno e che attraverso il corpo crea risonanze con l'esterno, dei ritorni di risonanze, noi modifichiamo la realtà. Noi siamo continuamente modificati dalla realtà. E l'esperienza sul Maltese è stata un'esperienza molto intensa, è durata molti anni, ha coinvolto artisti, ha coinvolto scrittori, ha coinvolto giornalisti, ha coinvolto architetti e si è colorata moltissimo della presenza e dei sorrisi e dell'ironia di Lidia, di cui molti hanno parlato. Questa capacità di vivere con autentica spontaneità e con gioia è ciò che ha cimentato le emozioni e che ha dato anche senso al luogo e a quello che noi abbiamo fatto. Vorrei concludere con una piccola frase, ossia che tra i tanti libri ed interventi di Lidia Curti e Ian Chambers, quello narrato dai loro corpi e dalle loro vite è sicuramente il migliore. Lo abbiamo letto in tanti, perché in tanti abbiamo condiviso i loro pensieri e i nostri pensieri, e perché in tanti ci siamo lasciati ispirare. E quando in questa dimensione, in questa vita, le esperienze si incrociano, pensiamo che non sia mai casuale. In quello che potremo chiamare riverbero planetario, siamo tutti collegati e proseguiamo insieme, facendo tesoro degli istanti trascorsi, del lavoro svolto, dei sorrisi, dei consigli, delle ispirazioni che ci sono giunti da Lidia e da Ian, che ci siamo scambiati e che proseguono in ognuno di noi, creando nuovi intrecci e occasioni per essere ancora corpi che trasportano idee, azioni e pensieri comuni. Grazie. Questo è Rural Design per la rigenerazione dei territori. Ci piace ricordarti così, cara Lidia, una donna straordinaria, sempre in mezzo alla vita. Le tue riflessioni, la tua opera di intellettuale è stata un riferimento costante per noi di Rural Design per la rigenerazione dei territori. E siamo felici delle tante iniziative organizzate insieme a te e Ian, come questo talk con l'artista Maria Teresa Alves durante la Rural Design Week 2019 sul Matese. Un luogo, il Matese, che hai amato tanto e che ti ha tanto amato a sua volta. Da Mauro Pala, Università di Cagliari. Come è noto, Raymond Williams e sua moglie Joy furono ospiti dell'Orientale negli anni 70. Invitando l'autore di Culture and Society, Fernando Ferrara intendeva fare in modo che il laboratorio dei Cultural Studies potesse diventare un modello anche in Italia, per svecchiare le categorie nostrane delle scienze sociali ed elaborare nuove modalità di azione politica. Ma oltre al dibattito su base e sovrastruttura, c'era anche sotto traccia la volontà di smentire una volta per tutte i luoghi comuni diffusi dall'Odeporica su Napoli, in cui l'incontro fra il nord e il sud si fossilizzava nell'immagine del paradiso abitato da diavoli.
Chi meglio di Lide poteva vestire i panni di una Corinne emancipata ed eversiva per fare da guida al nordico Grand Tureur? In quell'occasione fu dunque lei, egregiamente coadiuvata da Ian, ad introdurre Raymond e Joy alla realtà partenopea, a partire dalla sede stessa dell'università, con i suoi trascorsi orientalisti, per proseguire lungo i siti meno turistici e più autentici della città, luoghi marginali che però trasudano quella porosità rivelatrice diagnosticata da Benjamin. Si trattò di un'iniziazione al mezzogiorno per un visitatore che non lo conosce, ma che dispone degli strumenti per comprenderlo, avendo prodotto con Culture and Society o The Country and the City un'anatomia della modernità, studiandone le relazioni di classe e la lingua che le ha veicolate. La galassia partenopea colpì profondamente i due ospiti. Pensa al loro stupore di fronte ai femminelli che sfilano per i quartieri spagnoli, alla relazione organica degli operai partenopei rispetto alla città, anche semplicemente al modo in cui la gente comune si mostra in pubblico, secondo costumi e sensibilità lontani anni luce rispetto alla working class formatasi in miniera. Lidia era ben consapevole dello scarto fra lo stile di vita campano e l'esperienza di un orgoglioso gallese che rimase sempre fedele ai valori comunitari del grande sciopero fallito del 1926. Un compagno di militanza che seppe apprezzare senza riserve la total immersion sub-vesuviana. Eppure, se ora, ripensando a Said, rileggiamo in contrappunto l'opera di Lidia, ritengo che si possa ipotizzare una convergenza carsica fra le linee di pensiero che Lidia e Raymond Williams proseguono e una sostanziale condivisione di obiettivi. Pur con l'importante mediazione di Stuart Hall, molti degli spunti di cui si nutre la ricerca di Lidia sono già presenti nella costellazione del border, nella compenetrazione del residual nel presente in Williams e così centrale nella lettura che Lidia fa, tra le altre, di Toni Morrison. Certo, il marxista dissidente venuto dal Galles non parla ancora di postcoloniale, ma a discapito dei limiti britannici del suo campo d'azione, già nei primi anni 70 vede sui palcoscenici extraeuropei di Modern Tragedy spinte concrete al cambiamento. Alla luce di quanto è stato detto e scritto in un trentennio dalla scomparsa di Williams, mi piace pensare a Lidia come a colei che raccoglie il suo testimone. Anzi, per quanto possa apparire cronologicamente paradossale, ritengo che il pensiero di Williams sia debitore nei confronti degli sviluppi di Lidia e non viceversa. Colui che aveva teorizzato la structure of feeling come cultura in atto, azione nel presente, non seppe comprendere la condizione femminile nella sua specificità e insieme a lui buona parte della New Left perse l'occasione per confrontarsi con alcune delle istanze che avrebbero caratterizzato il dibattito politico dagli anni 70 in poi. È dunque anche sotto forma di experience che Lidia ci ha insegnato il nesso strettissimo tra linguaggio e corpo. È una knowable community, quella rete di relazioni che concresce intorno alla narrazione. È, infine, una forma pervasiva di subalternità, quella che da Gramsci a Williams è transitata, sempre grazie a Lidia, fino a Zadie Smith e Mashweta Devi. Insomma, se oggi le categorie del figlio del ferroviere di Pandi circolano e si diffondono, è anche merito di Lidia, perché un campo d'azione limitato alla Gran Bretagna sarebbe stato anacronistico proprio rispetto alle potenzialità di quelle intuizioni. E questa valorizzazione postuma non fa di Williams rispetto a Lidia un padre putativo, perché lei non ne ha assolutamente bisogno, ma piuttosto un fellow traveler, solidale nel percorso di liberazione dai vicoli di Napoli fino al mondo grande e terribile. Questo è un testo scritto da Adele Lancia, che sono sicura interpreta quello che io avrei voluto moltissimo, ma la tecnologia è imperante, cioè il riferimento alla giornata sul sito dell'Orientale. Ma quando ho chiesto, implorando di invitare anche gli uffici amministrativi tecnici, mi è stato detto che non si fa con altri, quindi perché con lei. Lei è stata prorettrice e ha dedicato una vita anche a queste relazioni, per cui Adele Lancia mi manda un testo che dagli uffici, dal settore della didattica, che sono sicura rappresenti l'affetto, la stima e la riconoscenza dei
non solo dei colleghi, ma anche dei grandi lavoratori di questa università. La nostra è una piccola comunità e ho quindi avuto l'opportunità di conoscere e collaborare con quasi tutti i docenti presenti nell'Ateneo, in modo particolare con i docenti dell'ex facoltà di Lingue e Letterature Straniere. La professoressa Curti era tra questi. Era sempre sorridente, ma tenace e forte, non mollava mai. Era sempre un passo avanti. Esempio, la presentazione e accreditamento del nuovo corso di laurea specialistica in culture e letterature di lingua inglese, classe 42S, era il 2004. È stato il primo corso di laurea specialistica attivato presso il nostro Ateneo, che io dirissi per qualche anno. Poi sono venuti gli altri. Nel 2006 è stato dedicato a Lidia Curti l'incontro internazionale intitolato Dagli studi culturali agli studi delle donne, sfida e passione. Inserendo nel titolo del convegno le parole sfida e passione, è stato centrato appieno quello che sono sempre state le caratteristiche della professoressa Curti. Ha sempre lavorato con passione, soprattutto nell'insegnamento. Ha sempre centrato l'obiettivo di coinvolgere e veder crescere i suoi studenti. Ricordo che diceva con orgoglio: i nostri studenti, quando vanno in Erasmus, sono considerati migliori, hanno un alto livello di preparazione. Mi viene da dire che studenti così bravi hanno avuto docenti ancor più bravi. I suoi rapporti con gli altri, anche con me, hanno sempre beneficiato del suo entusiasmo, della sua progettualità finalizzata a concretizzare crescita. Crescita non solo o necessariamente professionale, ma anche umana. Lasciare traccia di te negli altri è, secondo me, un lascito impagabile. Per Lidia, di Viviana Scarinci. Quello di cui brevemente vi vorrei parlare è un ricordo che si lega a due saggi per mezzo dei quali ho conosciuto il modo in cui Lidia sapeva occuparsi dell'altra. Femminismi futuri, teorie poetiche e fabulazioni, che conservo come uno dei testi che considero fondativi per l'ampiezza tentacolare e le policromie analitiche che custodisce, capace di suggerire una possibile prospettiva post-pandemica. Cosa stupefacente se si pensa che il libro è stato pubblicato pochi mesi prima che l'emergenza Covid deflagrasse. L'altro è dell'ambivalenza, dinamiche della narrazione in Elena Ferrante, Giulia Ozzuca e Goliarda Sapienza. Lidia in quel libro, con un saggio intitolato Tra presenza e assenza, immediatamente successivo a quello introduttivo di Crispino Vitale, già individuava i cardini critici su cui molte analisi di poi si sarebbero riferite a Elena Ferrante e alla favola novecentesca che fu anche di Sapienza. E dal sentimento di condivisione di ciò che il lavoro di Lidia Curti ha significato per tutte noi, che mi faccio portatrice dell'abbraccio e del saluto di Elvira Federici e del direttivo in carica della Società delle Letterate, da sempre legatissima e grata all'ampiezza e al respiro della prosa critica di Lidia e al suo spessore umano. Da Le donne dell'Associazione Le Sconfinate. Cara Lidia, generosa compagna e guida nei viaggi interstellari dell'afrofuturismo, ci mancherà il suo sguardo sconfinato, femminista e decoloniale sul mondo. Conserveremo sempre il ricordo della sua partecipazione ai nostri focus a Feminism, insieme a Karima 2G. Quest'anno abbiamo dedicato i focus a lei, a questo confronto a distanza, intendiamo portarlo sempre con noi, nel nostro lavoro di ricerca e proposta culturale e politica. Grazie Lidia. E siccome Lidia ha creato tantissime relazioni, intrecci, amicizie, che penso appunto è quella che lega Karima a noi, ha deciso di esserci oggi. E grazie Karima. Io sono molto emozionata, grazie a voi. Scusate. Ok, e Lidia mi ha conosciuto tanto a livello artistico. Io sono una cantante e sono una produttrice musicale. E l'ho scoperta perché
Lei ha iniziato a scrivere di me, ad analizzare i miei testi, a definirmi, penso, l'afrofuturista femminista. Io, prima di lei, non sapevo neanche cosa fosse l'afrofuturismo, e tantomeno il femminismo. O meglio dire, lei lo vedeva con occhi diversi rispetto a come solitamente il mondo occidentale lo vede, no? E penso che per la prima volta lei abbia saputo parlare dell'Africa, del colonialismo, usando altri termini. Per la prima volta non erano termini che io vedevo, non c'erano pregiudizi, lei aveva occhi diversi e puri. Mannaggia, mi ero promessa di non piangere. Quindi io sono veramente, penso di essere una testimonianza di tutto quello che lei ha fatto a livello di scrittura, e la sento tanto. L'unica cosa che mi dispiace è che adesso, ora sorrido, è che l'ultima volta mi ha chiesto di cantarle una canzone che sinceramente a me ho scritto, ho cantato, ma a me non piaceva molto, a lei sì. E ha saputo veramente capire il significato vero e proprio di quella canzone. E mi ha spinta a scrivere. Ora sto scrivendo un libro che sicuramente dedicherò a lei. Qui c'è una piccola poesia che le ho scritto. Tu che mi vedevi mentre gli altri erano ciechi. Tu che mi parlavi con amore mentre chi di me non voleva sapere. Tu che mi sorridevi e brillavi di luce quando cantavo Malala. Tu che vedevi in me il futuro quando io faticavo a vivere il presente. Tu che in me vedevi ciò che io di me non riconoscevo, credendo alla mia arte più di quanto ci credessi io. Tu che con le tue parole hai acceso in me la consapevolezza del mio potere, della mia creatività, della mia diversità. Tu dal cuore puro hai donato saperi, hai regalato sorrisi sinceri. Preziosa è la tua anima e prezioso rimarrà il ricordo che ho di te. Canterò e ti avrò con me nel mio cuore. Ciao amica mia, la tua Karima. Grazie. Prima di leggere la dedica di Miguel Mellino, vi voglio riferire di un messaggio, vi riassumo, un messaggio di Paola Bono, che avrebbe voluto essere qui, ma non può essere qui, si trova in un periodo di grande fragilità e ha detto che non avrebbe potuto sostenere la tensione emotiva di questa giornata, ma è con noi attraverso YouTube. Vi leggo la dedica per Lidia di Miguel Mellino. Metto gli occhiali però. In queste brevi righe per Lidia non parlerò di quello che molte delle persone presenti sanno molto meglio di me e di cui saranno in grado di parlare con più autorevolezza. Sappiamo tutto quello che Lidia ha anticipato rispetto a molto di quanto sta accadendo oggi per quanto riguarda la critica letteraria, la critica postcoloniale, la sensibilità per i femminismi altri. Non sono stato un suo stretto collaboratore, anche se lungo gli anni abbiamo partecipato a molte iniziative insieme, sia intellettuali che conviviali. Una parola quest'ultima a cui penso le piacerebbe molto restare in qualche modo associata. Alla convivialità come attività gruppale collettiva, si potrebbe anche dire sentimentale e affettiva, intesa come una parte fondamentale della pratica intellettuale e politica. Si tratta di uno dei migliori modi di interpretare l'eredità e la novità degli studi culturali, ovvero di una prospettiva che lei ha contribuito a rendere nota e sviluppare in Italia
già sin dalla sua traduzione nei primi anni 60 del founding text di Richard founding text di Richard Hogarth, The Uses of Literacy, uscito in Italia con il titolo Proletariato e Industria Culturale. Ma la convivialità come premessa della pratica intellettuale e politica, dell'autocoscienza si potrebbe dire, è una modalità legata anche alla storia del femminismo ed è una modalità di insegnamento e apprendimento a cui pare Lidia rimase sempre fedele nella sua pratica intellettuale, sia come donna, sia come professoressa. Prima la forma e poi il contenuto. Prima il pensiero, indisciplinato, libero da maschere ideologiche, da garanzie precostituite, theory without guarantees, come disse Stuart Hall, e poi la sua finalizzazione teorica. In sintesi, prima l'apertura all'altra, la deterritorializzazione, come la chiamavano Deleuze e Guattari, poi la ricaduta sul sé, la riterritorializzazione. Sta qui, mi pare, una sua importante indicazione di metodo trasmessaci. Il pensare con e non il pensare su, un'indicazione di metodo che viene ad assumere oggi una rilevanza del tutto particolare data la crescente neoliberalizzazione dell'Accademia, che ha posto l'individualizzazione della ricerca e del pensiero come premessa fondamentale della produzione di conoscenza. Un'indicazione di metodo dunque fondamentale sia per la produzione di sapere sia come pratica per il close reading dei testi. Autrici, storie di vita. È stato questo il mio modo di leggere, per esempio, La voce dell'altra, un testo che oggi potremmo rileggere come un esempio di decolonizzazione del metodo nel suo farsi. Ma come dicevo prima, non volevo parlare di cose che molte di voi direte molto meglio di me. Visto che ho parlato di convivialità, vorrei soffermarmi qui sul lato umano di Lidia. Lidia mi ha sempre espresso una grande stima intellettuale e affettiva, una stima di quelle che non hanno bisogno di parole per esprimersi. Anche se diverse volte, però, mi ha espresso questa stima in modo esplicito, dandomi la sua solidarietà sincera di fronte ad alcuni misfatti, ingiustizie, torti che tutti abbiamo nei nostri percorsi accademici. Dovrei aggiungere che qualche volta è stata l'unica a darmi qualche parola di conforto all'interno di questo universo. Si tratta di qualcosa che non scorderò mai. Mi ha espresso la sua stima anche l'ultima volta che ci siamo visti, quando sono andato a trovarla in clinica a Napoli, così come in una delle ultime mail che ci siamo scambiati. Mi ha aperto spesso le porte a molte delle sue iniziative. Una delle ultime è stata proprio Feminist Futures, a cui non sono riuscito a partecipare come avrei voluto. Ci tengo a ricordarlo, perché ho apprezzato moltissimo il fatto che lei pensasse che anche io avrei potuto imparare o dire qualcosa anche su questioni femministe. E sicuramente ho imparato, o meglio disimparato, moltissime cose da lei, dal suo metodo, dal suo femminismo. Da Fiorenzo Iuliano, Università di Cagliari. Ricordare le maestre e i maestri significa ricordarne gli insegnamenti, ma se dovessi ora ripensare e raccontare le cose imparate da Lidia, temo che il tempo non mi basterebbe. In tante e tante hanno già ricordato la studiosa appassionata e rigorosa, l'intellettuale militante, l'insegnante generosa che ha formato generazioni di discenti. Per me Lidia è stata tutto questo, pure se il mio percorso di studi mi ha portato a conoscerla più tardi di quanto sia capitato a molte e molti di noi, perché mi ero laureata all'allora facoltà di lettere dell'Orientale e avevo conosciuto Lidia solo al dottorato. Le cose che avevo sentito su di lei me l'avevano fatta immaginare come un personaggio affascinante, però anche temibile, capace di grandi passioni ma pure di giudizi severi o spietati. Lidia probabilmente era anche questo, e però non solo. L'ho capito proprio il mio primo giorno di dottorato, che ricordo come se fosse ieri, pure se si tratta dell'autunno del 2003. Eravamo in un'aula di Palazzo Giusso e Lidia aprì quell'incontro con una comunicazione del Dipartimento. Mi dicono che qualcuno ha abusato della fotocopiatrice. Ci guardammo tutti un po' smarriti, ma subito ci rassicurò, non sessualmente. In un attimo il timore che avevo per il solo fatto di trovarmi davanti a quella che per tutti era la Curti svanì.
Mi fu chiaro che con Lidia ci saremmo capiti, e così è stato, nel corso degli anni del dottorato e anche dopo, perché, e vengo a ciò che mi sta a cuore ricordare oggi, uno dei tratti più belli e che forse sono stati meno sottolineati di Lidia era la sua ironia, che, almeno ai miei occhi, non era mai voglia di minimizzare o banalizzare qualcosa, al contrario, era la modulazione inaspettata e mai disarmonica che poteva prendere un suo discorso, il desiderio di farci capire che c'è sempre un altrove del linguaggio e nel linguaggio, l'idea che talvolta si può togliere la parola perfino alla parola stessa e che un insegnamento non è detto che debba essere duro e assertivo come una sentenza, se può diventare accattivante e accogliente come una melodia. Voglio ricordare oggi questa leggerezza scanzonata, mai ovvia o corriva, mai superficiale, perché è un tratto che, almeno nella mia testa, mi rendeva Lidia più vicina e forse più affine. Era il tratto che poteva emergere inatteso nei suoi splendidi interventi negli incontri del dottorato, quando alla fine di ciascun seminario le sue parole riuscivano a mettere ordine nel caos e a farmi capire quanto fino a quel momento mi era rimasto oscuro. Lidia era capace di citare Un posto al sole, lo ammetto, un'altra passione comune da quando non vivo più a Napoli, dopo averci parlato dell'Hitchcock di Vertigo e di Kim Novak. La mia attrice, aveva aggiunto, la vostra sarà Kim Basinger. Era il tratto con cui poteva in un attimo smorzare e incredibilmente ribaltare anche il giudizio più severo o meno entusiasta. Il tuo intervento, e qui non ero io l'interlocutore che non doveva averla troppo convinta, è stato un coitus interruptus, che è comunque una cosa molto piacevole. Era il tratto che inevitabilmente emergeva ogni anno in questi giorni, quando ci sentivamo a breve distanza per farci gli auguri di compleanno, essendo nati quasi lo stesso giorno. È il tratto che ho ritrovato in una giornata soleggiata di qualche anno fa, quando ci siamo rivisti a Cagliari, dove era insieme a Ian per un convegno gramsciano. Dopo la pausa pranzo avevamo deciso, lei e io, di lasciare il convegno, almeno per un po', e fare una passeggiata in una strada vicino alla facoltà. Al ritorno, il susseguoso moderatore del panel le aveva fatto notare qualcosa che era successo o era appena stato detto, e Lidia rispose glissando sulla domanda, per poi dirmi a mezza voce, non ce ne siamo accorti perché eravamo completamente ubriachi, per via di un bicchiere di vino di troppo con cui avevamo brindato durante il buffet, incuranti delle voci che si intrecciavano sullo sfondo. L'ultima volta che ci siamo scritti è stata durante il lungo lockdown dello scorso anno, il 25 aprile, quando mi aveva detto che avremmo dovuto far suonare Bella Ciao dalle nostre rispettive finestre, così che si potesse sentire da una parte all'altra del Tirreno. Oggi vorrei poter continuare a pensare a Lidia proprio così, come me la riportano alla mente le note di Bella Ciao, che rimbombavano nel silenzio raggelante di quei giorni e che per me davano voce non solo a un desiderio di libertà, ma anche a un gesto di complicità che ho sperato reciproca. Voglio pensare a lei non solo come una maestra, ma come una combattente che, proprio come le partigiane e i partigiani, riusciva a trovare anche nella lotta più dura, intensa e appassionata, il momento insperato in cui potesse risuonare un canto, intravedersi un sorriso. Giulia Despuches, dall'Università degli Studi di Palermo, mi ha scritto che avrebbe voluto, ma che non sta molto bene. Dato che Giulia è una delle studiose italiane che credo negli ultimi tempi abbiano fatto più felice Lidia per un incontro a Palermo con un gruppo di studenti del dottorato che l'avevano rinnamorata anche di questa istituzione stessa del dottorato, ho pensato che anche una lettera privata servisse a ricordare una persona che poi ha anche organizzato un convegno, diciamo, specificamente sulla complessità del pensiero di Lidia. Avrei voluto scrivere delle cose belle per Lidia, perché era una donna fantastica e questo merita. Ho avuto davvero paura di non essere all'altezza di un ricordo che fosse pieno di quello che era lei e solo lei, e ancora lei, attraverso i miei occhi. Ho capito stamattina che ieri ero un po' paralizzata, ma sono sicura che sarà una giornata bellissima e che ci saranno tante persone che, come me, la penseranno con affetto e lo sguardo di una maestra.
Ci saranno altre occasioni per ricordarla, in un misto privato-pubblico che è la nostra cifra. Sentirò piuttosto la mancanza di essere lì con voi, di stringere te forte in una giornata che sarà piena di emozioni, di conoscere le altre amiche e partecipare di un pezzo delle vostre vite, sentendo lo spazio dei luoghi della commemorazione. Ti abbraccio e ti ringrazio per essere stata paziente con me. Questo è un messaggio invece di Impala Zaccaria, Università di Bari. Come avvenne che ci incontrammo dentro e nonostante l'Accademia, determinati a portare altro nel nostro lavoro di formazione e ricerca, altro nelle nostre vite? Galeotto fu un seminario protrattosi per diversi giorni verso la fine degli anni 70, tenuto a Bari da Raymond Williams, organizzato congiuntamente da Napoli e Bari e destinato a giovani e non giovani studiosi di Cultural Studies delle università meridionali. Io ero nel secondo o terzo anno di contrattista precaria e i testi di Williams, Culture and Society and the Long Revolution, li avevo studiato al terzo e quarto anno del corso di laurea grazie alla professoressa Rosangela Barone. C'era Lidia a Bari, c'era Ian, sguardi e commenti empatici tra noi, la felicità di aprirsi ad altre vedute. Pochi anni dopo, in uno dei primissimi convegni AIA, in fila per pagare la quota associativa, sento dire da qualcuno dietro di me: io ormai di uomini riesco a leggere solo Foucault. Mi giro di scatto, sorrido, ho un bel volto volitivo e dico: anche tu? Ci riconosciamo a pelle, siamo entrambe avviate dentro un cammino esistenziale, intellettuale, attivista, che nasce dalla pratica e pensiero femminista e ci conduce inevitabilmente in quegli anni a letture e pratiche di genere, ad una necessità non cartografica di conoscere, percorrere, diffondere tra studenti e studentesse, ma anche dentro il movimento delle donne, le vie dei canti di donne di differenti, a volte molteplici origini. Naturalmente abbiamo entrambe letto anche Derrida, oltre a Foucault e poi Stuart Hall e poi altri che sentivamo in ascolto e aperti al confronto, sentendoci confortate dalla New Left Review, ma anche dai Women's Studies, dalle voci critiche e poetiche delle donne non bianche e di tante altre che aprivano squarci impensati su culture, diaspore, contaminazioni, postcolonizzazione, e abbiamo voluto disseminare lungo generazioni e generi la gnosologia e l'immaginario femminista decoloniale, erratico ed eretico dei Sud. Ho sempre avvertito l'intelligenza degli studi di Lidia come inestricabilmente collegata alla forza e gentilezza che prendevano corpo nella sua voce, nella sua determinazione, nei suoi sorrisi, nella sua apertura al mondo. Lidia, compagna di sentire, pensare altrimenti, accogliere la differenza, la sento ancora accanto così come è sempre stata, solidale, interlocutoria, generosa, profonda e tuttavia capace di leggerezza incendiaria, come un bicchiere di vino mediterraneo. Ma intime, in presenza prima che ci mi lasciasse, l'avverto ora come intima accompagnatrice di costruzioni che praticano l'intreccio di parole, immagini e politiche poetiche incuranti di frontiere disciplinari, nazionali e artistiche. Ringrazio Silvana, Mara, Marta e le altre per avermi tenuta in collegamento con lei e con loro, loro che sono oggi i miei amati compagni di pensiero, attivismo e sentire, troppo come Lidia. Laura Di Michele, che ha insegnato sia all'Orientale e poi all'Università dell'Aquila. Lidia, la mia memoria di te ha scelto alcuni momenti estremamente significativi per me, della nostra reciproca conoscenza dagli anni 70 in poi. Ricordo l'inerpicarci notturno dopo il lavoro all'università, fra i misteriosi vicoletti di Napoli alla ricerca di quel cinema no dove si potevano vedere film speciali, come quel celebre Il mostro della Laguna Nera, che mi era tornato in mente alla visione televisiva del film La forma dell'acqua nel 2017 e che avevo voluto rievocare con te in una delle nostre ultime telefonate. Ricordo le nostre fugaci e segrete fughe verso il mare alla fine di una mattinata di lezioni o seminari, seguite dal veloce ritorno all'Orientale un po' prima dell'inizio di un consiglio di facoltà. Il richiamo del dovere era forte, anche se colorato da un blando senso di colpa. Ricordo con nostalgia le sere trascorse a discutere con gli operai dell'Italsider nella sede del Partito Comunista di Bagnoli. Ricordo una tua recensione sulla scrittura femminile del Settecento che mi orientò a rileggere quel secolo a me familiare alla luce di una rinnovata percezione della figura della donna autrice e lettrice. E ricordo i cortei femministi cui partecipavamo con passione e allegria
e le infuocate tensioni nelle assemblee studentesche. Potrei aggiungere molti altri ricordi a testimonianza della tua presenza affettiva e intellettuale, positiva e utopica, come quella della nuova Shahrazad o nel solco di femminismi futuri, sia nei miei studi che nella mia vita personale. Forse non è un caso che io abbia recensito i tuoi La nuova Shahrazad, donne e multiculturalismo nel 2004 e femminismi futuri nel 2019. Ma mi fermo qui per non rischiare di aprire squarci troppo privati che desidero tenere gelosamente solo per me. Leggo la dedica della regista a noi tanto cara, Crimina, tanto cara Lidia, che è arrivata proprio ieri, credo, non è nel programma. Decades of shared intellectual and existential endeavors makes Lidia's departure particularly intense. But rather than dwelling on the void that she may leave in us, we are celebrating again her birthday. In their journey from the bondage of existence to the freedom of non-existence, our loved ones did not die. They went through a passage and are still vividly with us. Polymorphous, monstrous bodies. It was in Lydia's female stories, female bodies, that I learned how unfamiliar shapes, freakish, disquieting forms, and hybrid creatures crept into women's narratives, challenging the stereotypes of feminine and shifting the boundaries set up between male and female, between human, animal, and things. The Medusas, the Sphinx, the Sirens, the dark, the visceral, the uncanny, and the earthly, that led on an overflow of bodies and languages, and to the female text as hideous progeny. Women's laughter, women's hybrid sexuality and failed identity, women's silence. She's one and all. Today, Lydia appears radiantly to me as the colorful leaves brighten anew Berkeley's every street corner and alley. What poignantly comes back to mind was the fabulous time we spent together with Ian and Laura Fantone and Anna Maria Morelli in Naples, which I'll always treasure. An exceptional woman and a feminist with a golden heart and the generosity of spirit, Lydia will live on in all those of us who have been lucky to have met her so close, so loved, so missed. Credo che abbiamo finito. No, e c'è un'ultima aggiunta. Allora, prima di ritornare qui alle 14, quindi di ricollegarci alle 14, tutte noi dobbiamo esprimere una gratitudine profondissima per un amico carissimo di Lydia, Nicola De Carlo, che è stato fondamentale per questa giornata e che ringraziamo con tutto il cuore. È stato molto amico di Lydia e di Ian per tutti questi anni in cui ha lavorato come mago dei laboratori audiovisuali all'Orientale. Grazie Nicola, se ci stai guardando.